giovani dal fisico forte. Sperr in seguito obiettò di non aver mai concordato con questa decisione del Führer. Dopo aver ispezionato un campo di concentramento, Sperr, l'uomo per cui i palazzi di Hitler non erano mai abbastanza grandi, scrisse al caro camerata di partito Himmler che le SS avrebbero dovuto usare sistemi di edilizia più grossolani per edificare, perché le baracche gli sembravano realizzate in modo troppo curato. Tornato a casa, Sperr si riattivò, sostenuto dai camerati nazionali, per l'industria della guerra totale. Il suo più importante alleato fu il ministro della propaganda Goebbels. I due cominciarono ad apparire insieme sempre più frequentemente. Der Führer erwartet, dass der Heimat kein Opfer zu groß ist, wenn es gilt, dem Frontsoldaten neue Waffen zu schmieden. Wir geloben unseren Soldaten an der Front, auch weiter nicht nur unsere Pflicht zu tun, sondern das Äußerste an Arbeitsleistung zu vollbringen und von Monat zu Monat unsere Produktion stetig zu steigern. Hitler concentrò tutte le sue speranze sull'opera di Sperr. In cambio, Sperr ottenne quello che desiderava di più, la gratitudine del Führer. Der Führer dankt den verantwortlichen Männern der deutschen Rüstungsindustrie und überreicht Albert Speer in Anerkennung seiner einmaligen Leistungen den Fritz-Todt-Ring der deutschen Technik. In quel periodo Hitler terminava le conversazioni con il suo ministro degli armamenti dicendo Heil Sperr. Sperr era forse diventato un suo probabile successore. Eva Braun e Margaret Sperr, due donne spesso sole, raramente vedevano i loro uomini. Passavano periodi di solitudine sull'idilliaco Obersalzberg. I loro due uomini erano impegnati a valutare nuove armi. Sperr adesso era diventato l'architetto degli armamenti. I due uomini studiavano attentamente i piani e i modelli di costruzione. A Sperr sembrava forse di rivivere i vecchi giorni. C'era una differenza però. Hitler aveva combattuto nella prima guerra mondiale, Sperr no. Adesso era Hitler a impartire gli ordini. Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass ein feindlicher Panzer kommt, mit einer Panzerung, die weit über dem liegt, was wir hatten, so muss ich selbstverständlich sofort darauf reagieren. Muss eine neue Back entwickelt werden, die Durchschlagsleistung muss, es muss die Kanone vergrößert werden oder verlängert werden. Kurz und gut, es muss sofort darauf reagiert werden. Augenblicklich. Denn wir dürfen keine Zeit verlieren. Nur als er nur Architekt war, da war er etwa auf derselben Ebene in so wie Hitler. Sie konnten auf der gleichen Ebene sich über ein Thema unterhalten. Die Tour waren für beide interessant. Und jetzt war er dann Mitglied eines Kabinetts. Und Hitler war der Chef des Kabinetts. Und da hat eben auch Speer Weisungen in die Hand bekommen von ihm, die er nicht gewohnt war. Da hat er sich beklagt darüber, dass er jetzt ganz anders behandelt wurde als früher. Quest'ordine gerarchico ebbe effetti importanti. I razzi tedeschi, ad esempio, erano stati testati per molti anni a Peenemünde, nell'isola di Usedom. Sperr preferiva i missili terra-aria. Erano piccoli, convenienti e ce n'era un urgente bisogno per contrastare i bombardieri alleati che non volavano mai né troppo in alto né molto velocemente. Hitler invece preferiva i V2 d'assalto, grandi e costosi. Su una simile questione Sperr venne sconfitto da Hitler per una questione gerarchica. L'effetto psicologico dei V2 affascinava comunque entrambi. I V2 risultarono comunque estremamente imprecisi. Questo fu il più grande insuccesso di Sperr. I V2 si sarebbero rivelati inutili come i monumentali edifici di Berlino e Norimberga. I prigionieri del campo di concentramento di Dora-Mittelbau. Un sistema di gallerie sulle montagne di Harz venne trasformato in fabbrica per i miracolosi V2. Il Führer ordinò a Sperr di usare come manodopera i detenuti dei campi di concentramento. Potendo contare su 20 km di gallerie, questa diventò la più grande fabbrica sotterranea del mondo.
Dal 1943 in poi, 60.000 schiavi si sfiancarono in questa prigione sotterranea per garantire la vittoria finale tedesca. Uno su tre non riuscì a sopravvivere. Oggi la fabbrica è un monumento commemorativo. Le installazioni militari furono smantellate e distrutte dagli americani e dai russi. Dappertutto giacciono i resti arrugginiti delle vecchie armi miracolose, come questo V1. La sofferenza di quegli uomini è oggi solo parzialmente immaginabile. Da sind, haben sie gebohrt, geschossen, gesprengt. Licht war immer nie ausgegangen. Häftlinge geschlagen. Warum? Jede Kleinigkeit. Und derjenige, der geschlafen hat, der konnte auch nicht schlafen, weil der andere geschrien hat. Immer 25 Stockliebe, Gummiknüppel. Und die Häftlinge, oh, ja, 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 pah, pah. Ne? Und ich habe zum Glück nur 7 Stück gekriegt, im Ganzen. Aber viele haben gekriegt 25, oder haben sie auch gekriegt. Alla fine del 1943, Speer fece un'ispezione, al termine della quale commentò: barbarico. Condizioni inumane, disse in seguito. 12 Stunden im Stollen und nur arbeiten. Mitunter nachts auch gearbeitet. Also Schichten mussten dann gemacht werden. Die Nazis wollten ja den Krieg noch gewinnen mit dieser Waffe. Dann hat man an Häftlingen alles reingeschoben, was nur ging. Wer nicht konnte, der wurde erschossen oder die Transporte gingen wieder ab, zurück nach den anderen Lager. Dort sind sie dann umgekommen und hat wieder neue Häftlinge angefordert. Es kann ein Außenstehender sich gar nicht vorstellen, was hier geschehen ist. Darum sag ich, und es ist auch so gewesen, für mich war das das schlimmste Lager. Durch Arbeit wurden die Häftlinge die Menschen kaputt gemacht. Mentre i primi prigionieri stavano per essere trasportati a Dora il 6 ottobre 1943, i leader del Reich e i golotier del partito nazista si riunirono al castello di Posen. Una riunione per dibattere lo stato di crisi. Speer avrebbe voluto bloccare subito tutta la produzione civile per sostenere quella bellica. I golotier però temevano che i tedeschi non avrebbero reagito positivamente. Speer, furioso, diede un ultimatum ai rappresentanti della vecchia guardia di Hitler. Ich bitte Sie nur eins zur Kenntnis zu nehmen. Die bisherige Art, nach der einzelne Gaue sich von Stilllegungen ausgenommen haben, kann und wird nicht mehr am Platze sein. Ich werde daher die Stilllegungen, soweit nicht die Gaue innerhalb von 14 Tagen meiner Aufforderung zur Stilllegung nachkommen, selbst aussprechen. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich hier gewillt bin, die Autorität des Reiches durchzusetzen, koste es, was es koste. Ich habe mit Reichsführer des Himmler gesprochen und ich werde diejenigen Gaue, die hier nun diese Maßnahmen nicht durchführen, entsprechend behandeln. Nel corso della riunione dopo Speer prese la parola Himmler. Il tema? La soluzione finale della questione ebrea. Nessun leader politico del Terzo Reich avrebbe in seguito detto di essere a conoscenza della cosa. Speer comunque riferì di non aver assistito al discorso di Himmler. Se n'era andato presto per incontrare Hitler. Come per fuggire dalla terribile verità sul regime di Hitler e all'imminente sconfitta della nazione, Speer si gettò in un frenetico viaggiare. La Junkers 52 divenne la sua seconda casa. Diversamente da Hitler, Speer continuò a recarsi nei caldi avamposti di guerra. Ascoltò i soldati e da loro venne informato sulla vera realtà dei fatti. Speer restava affascinato dai suoi giocattoli, le nuove armi. Tutta la sua energia era convogliata nel loro sviluppo. I suoi 6 bambini non lo videro praticamente mai. In seguito riferirono di essere cresciuti senza un padre.
Nel 1944, in piena guerra, il giornale inglese The Observer scrisse di Spare. In lui c'è la vera sintesi della rivoluzione manageriale. È probabile che si sarebbe iscritto a qualunque altro partito politico che gli avesse offerto un lavoro e una carriera. Simboleggiava praticamente quella figura che, in modo crescente, stava divenendo importante in tutti i paesi belligeranti, il tecnico puro. Tornato a casa, Spare diffuse l'ottimismo nelle fabbriche, anche se sapeva che le riserve del paese stavano per esaurirsi definitivamente. Il conflitto tra ciò che pensava e ciò che doveva fare lo fece ammalare. Questa è la clinica della SS, Hohenlicken, a nord di Berlino. La residenza ufficiale di Spare dal gennaio del 1944. Un'infiammazione del ginocchio, accompagnata da febbre, degenerò in embolia polmonare. Hitler dispose l'invio dei migliori medici del Reich per tentare di salvargli la vita. Spare però rimase separato dal suo padrone. I suoi oppositori ne approfittarono per diffondere dicerie sul suo conto. Questa campagna mediatica portò Hitler a biasimare Spare fino a considerare anche l'ipotesi di sostituirlo. Dall'ospedale, Spare, in una lettera a Hitler, si lamentava. Mein Führer, questa è la prima volta che sei rimasto deluso dai risultati da me ottenuti. Spare sentiva di aver perso la fiducia e offrì le sue dimissioni. Hitler, però, aveva inviato un messaggero all'ospedale per riferire: dica a Spare che mi è molto caro. Nel maggio del 1944 Spare ritornò in ufficio dopo aver pienamente recuperato la salute. Sul suo impero bellico incombeva una terribile minaccia. Gli alleati dominavano lo spazio aereo sopra la Germania. Quasi incontrastate, migliaia di fortezze volanti prendevano il volo quotidianamente, dirette verso la Germania. L'ottavo squadrone dell'aeronautica militare americana era impegnato nella distruzione dell'industria bellica tedesca. Nel maggio del 1944 ricevette l'ordine per una missione che ebbe un impatto decisivo sul corso della guerra. L'obiettivo: i laboratori Leuna a Merseburg. Qui si produceva benzina sintetica ricavata dal carbone. Dopo la perdita dei pozzi di petrolio in Romania, Leuna costituiva l'ultima grande fonte di combustibile della Wehrmacht. I bombardieri dell'ottavo squadrone dell'aeronautica militare americana attaccarono i pozzi tedeschi di combustibile quasi ininterrottamente, fino a distruggere il 90% del combustibile tedesco. Spare spedì un memorandum ad Hitler in cui chiedeva un'urgente protezione per la ricostruzione dei pozzi di combustibile. La carenza di combustibile aereo avrebbe avuto conseguenze disastrose per la Wehrmacht. Hitler, però, voleva ascoltare solo buone notizie. Nonostante il ministro per gli armamenti e le munizioni del Reich facesse come al solito del suo meglio, non presentò mai al suo comandante armi più grandi e potenti, come questi avrebbe voluto. Dalla metà del 1944, Spare fu già in grado di realizzare un nuovo incremento nella produzione bellica. Spare prolungò così la guerra di Hitler, anche se da mesi la guerra per la Germania era diventata una causa persa. Spare emerse ovunque nel corso dell'ultimo anno di guerra, esortando la popolazione a produrre ancora un maggior sforzo, troppo lungo per poter essere sopportato. Ristabilitosi dalle crisi, tenne duro fino alla fine. Più tardi disse che le crisi furono causate da un particolare stato emotivo. Unsere Vergeltungswaffen dürften aller Welt eindeutig vor Augen haben, dass die deutsche Waffentechnik einen gewissen Vorsprung hat. Ich kann Ihnen versichern, dass der Gegner sich auf gleiche Überraschungen auch auf anderen Gebieten unserer Kriegsführung gefasst machen kann. Vielleicht wird uns der weitere Ablauf des Krieges auch noch manchen Rückschlag bringen. Wir wissen aber, dass am Ende dieses Weges der Sieg steht. Novembre 1944. Gli americani superano il fronte occidentale conquistando Aachen. Le fabbriche belliche situate nella Ruhr erano ora sul fronte e sotto un'incombente minaccia.
Sperr.